Buonasera gentili telespettatori e benvenuti al TG. Nella sede polese della regione istriana, i vertici della regione e l'impresa appaltatrice hanno firmato il contratto per l'esecuzione dei lavori nell'ambito del progetto di ampliamento e ricostruzione dell'edificio principale della casa per anziani Alfredo Stieglitz di Pola, dal valore di oltre 8,5 milioni di euro senza IVA. L'ampliamento e la ricostruzione della casa per anziani Alfredo Stieglitz di Pola è il progetto capitale della regione istriana, nonché il suo investimento più significativo nel campo dell'assistenza sociale. A seguito della procedura di appalto pubblico, come appaltatore è stata scelta la società Radnik Dede di Križevci. Date le sue referenze e l'esperienza pluriennale che include la realizzazione di altri progetti regionali, si tratta, come ha sottolineato il presidente della regione, di un'impresa di qualità, cosa che al giorno d'oggi è importante. I contratti sono stati firmati dal presidente della regione istriana Boris Miletic e dal presidente del consiglio di amministrazione di Radnik Mirko Habijanec. Sottolineo che questo è l'investimento più grande nel senso di spese finanziarie nel campo dell'assistenza sociale nella regione istriana. Tirando le somme per questo mandato, sono sicuro che la regione istriana è leader in questo contesto e che nessun'altra regione ha fatto in questo periodo investimenti così significativi pertinenti al collocamento dei nostri anziani. Sappiamo che il bisogno c'è e che al momento è molto più grande della possibilità, ma penso che con questo atto sia la città di Pola che la regione istriana facciano capire molto chiaramente, non solo con le parole, ma anche con i fatti e finanze concrete, che abbiamo davvero a cuore la cura dei nostri cittadini della terza età. Penso che questa sia una soluzione buona e funzionale e sicuramente, come hanno già detto i signori sindaco e presidente della regione, occorre molto per garantire assistenza ai cittadini di terza, quarta o qualsiasi età. La nostra ditta ha lavorato su case per anziani di questo tipo in Germania. In confronto, penso che qui abbiamo addirittura standard non direi più elevati, ma più di qualità. Ci sono cofinanziamenti più consistenti da parte delle autonomie locali e nel complesso il tutto costa molto meno. Penso anche che la vita sociale e tutto il resto sia decisamente migliore qui. La durata prevista dei lavori è di 19 mesi, a partire dal giorno del loro inizio. La data esatta dell'inizio dei lavori diventerà nota a breve, una volta che saranno risolti tutti i presupposti relativi alla messa in sicurezza del cantiere e alla riregolazione del traffico. Il progetto è cofinanziato in parti uguali dalla regione istriana e dalla città di Pola. E questo è davvero un nuovo passo avanti e sono felice che come città e come regione abbiamo già dimostrato in diverse occasioni che è davvero possibile avere successo lavorando insieme e pensando a una comunità e a una vita migliori. Ecco, quindi un momento veramente bello, un bisogno che doveva essere realizzato e che ora si avvia verso il suo inizio e poi verso la sua fine. Sono grato e felice che la città sia partner, senza punti interrogativi né parentesi, in un progetto così importante e in progetti futuri che ci aspettano insieme. Come si è potuto sentire, l'ampliamento e la ricostruzione della casa per anziani saranno impegnativi anche perché l'edificio principale si trova in una zona residenziale circondata da grattacieli e la nuova parte della casa per anziani avrà ben 9 piani. L'attuale capacità dell'edificio è di 153 posti. Con questo ampliamento aumenteremo la capienza della casa per anziani di 88 posti, per un totale di 241 posti letto. Tutte le stanze nella parte nuova saranno doppie, saranno più grandi di quelle attuali e disporranno di servizi igienici nelle camere stesse. Ogni piano avrà un piccolo soggiorno. Stiamo cercando di organizzare i piani della casa per anziani come una sorta di comunità domestiche, in modo che lo stile di vita degli utenti sia il più vicino possibile a quello vissuto nelle proprie case. Sarà molto impegnativo, sia per gli inquilini che per gli utenti e i dipendenti, perché continueremo a lavorare tutto il tempo nella casa per anziani e in quello spazio. La direttrice prevede che l'ampliamento della casa per anziani ridurrà le liste d'attesa e migliorerà le condizioni di vita degli utenti, nonché la situazione con il personale che andrebbe assunto. Nel mese di giugno è prevista la conclusione dei lavori sulla ricostruzione dell'annesso della casa per anziani in via Majuranić, mentre il trasferimento degli utenti, temporaneamente alloggiati nell'edificio del futuro ospizio, vi è previsto per il mese di agosto. La società commerciale Herculanea di Pola ha festeggiato presso il parcheggio Carolina 30 anni di lavoro e 135 anni di attività di pulizia con numerose attività.
un gran numero di cittadini si è riunito questo sabato ai piedi dell'arena presso il parcheggio Carolina. Lo scopo principale dell'incontro era festeggiare i 30 anni di lavoro di Herculanea e 135 anni di pulizia. I visitatori hanno potuto ammirare i camion e le macchine di Herculanea e gli interessati potevano salire sui tosaerba e sulle macchine per la pulizia insieme ai dipendenti di Herculanea. Evo, super! Molto bello, siamo molto contenti di aver visitato Carolina oggi e di quel eco party organizzato dai nostri Herculanei. Abbiamo ricevuto una pianta, i bambini si sono divertiti con le macchine, i camion, le automobili e così via. Grazie e ci vediamo l'anno prossimo. Gli alunni della Scuola del Turismo, Ristorazione del Commercio, insieme ai loro insegnanti, hanno preparato diverse tipologie di piatti, dolci e salati della cucina a zero sprechi che i cittadini riuniti hanno potuto degustare. Cosa diresti, cosa hanno di speciale questi piatti che hai presentato oggi? Beh, la particolarità è che gli ingredienti sono usati al massimo e tutti gli ingredienti che sono, tra virgolette, vecchi, che sono per esempio cucinati il giorno prima, come ad esempio la pasta del giorno prima, potete utilizzarli per questa pietanza, o per esempio il riso vecchio per quel piatto e così via. Quindi non si butta via niente, lo pratichi anche a casa? Per lo più sì. Ciò richiede pianificazione, pensando in avanti. Bene, credo per esperienza personale della mia famiglia che sia molto praticato in generale nelle famiglie. Pratica anche lei il metodo di cottura e riutilizzo degli alimenti? Beh, a dire il vero, finora non l'ho fatto, ma lo farò in futuro. Oggi, quando ho provato alcuni di questi nuovi sapori, penso che non mi atterrò a quella cucina classica tradizionale, che proverò questo metodo e penso che sia buono perché si può usare veramente di tutto. Oltre ai laboratori e alle attività didattiche, alle quali i bambini hanno risposto volentieri e di cui sono stati contenti, agli utenti dei servizi di Herculanea sono state distribuite piantine di piante medicinali e compostiere. Zemlya Zabave e gli animatori si sono presi cura di fornire un'atmosfera adeguata. Il centro di riabilitazione diurno di Veruda ha allestito una mostra di opere sul tema dei parchi di Pola, mentre Filip Janes, noto creatore di contenuti digitali sulla piattaforma TikTok, ha tenuto un laboratorio interessante. Herculanea ed io abbiamo una collaborazione perché il nostro obiettivo è proteggere il pianeta e rendere le persone consapevoli che dovrebbero riciclare e che devono stare attente a come gestiscono i loro rifiuti, perché se non stanno attente ci distruggeremo da soli. Credo che ci siamo avvicinati ai cittadini. Un anno e mezzo fa abbiamo fatto un'ampia ricerca di mercato in quali segmenti i cittadini ci conoscono bene e in quali segmenti ci conoscono meno. E quindi siamo partiti con una strategia di comunicazione nella direzione di come avvicinarsi ai temi importanti che erano rappresentati di meno e quindi elevarli a un livello di conoscenza superiore. Interessante è stato anche il laboratorio dimostrativo di come etichettare gli alberi a cui ha partecipato il sindaco di Pola, Filip Zoricic, il quale a nome della città di Pola si è congratulato con l'azienda municipale per il suo importante anniversario e ha ringraziato tutti gli ex e attuali dipendenti di Herculanea. TG Flash, la comunità degli italiani Pino Budicin di Rovigno invita tutti gli interessati alla recita al poetico musicale in Sembro, che si terrà domani alle ore 19 presso il centro multimediale rovignese. Loredana Bogliun leggerà i versi in dialetto dignanese, accompagnata da Ennio Clari sul pianoforte, con musiche di compositori istriani Massimo Brajkovic, Luigi Dalla Piccola, Luigi Donorà, Antonio e Giulio Smareglia ed altri. Venerdì 26 aprile, invece, presso la sede della Comunità degli Italiani di Fiume, si terrà la presentazione del libro Sull'orlo dell'anima di Antonio Galati. L'evento inizia alle ore 18:30. Nella galleria dell'Associazione degli Artisti Croati di Istria, nel centro di Pola, è stata recentemente inaugurata una mostra di un gruppo di autori nell'ambito del progetto tematico Acqua, che è il secondo progetto tematico nell'ambito del programma dell'Associazione per il 2024. Il curatore del progetto è Mark Schirzer, che ha selezionato opere di 53 autori da tutta la Croazia, su un totale di oltre 100 candidature.
Ciò che mi ha ispirato per questo tema è che l'acqua è veramente qualcosa che è strettamente collegato a noi come esseri umani e alla nostra esistenza nel suo complesso. Infatti l'acqua costituisce circa il 70% del nostro corpo e approssimativamente il 70% del nostro pianeta. Diverse civiltà, specialmente le prime, sono sorte vicino all'acqua e tutte le costruzioni sono state edificate nelle vicinanze dell'acqua, perché, come sappiamo, l'acqua è la fonte della vita. Il curatore Schirzel sostiene che questo progetto tematico esplora il significato plurimo dell'acqua, toccando i suoi ruoli biologici, ecologici e sociali, di cui afferma è importante parlare, soprattutto oggi, con tutti i cambiamenti climatici in corso. In ogni goccia d'acqua si nasconde una storia di vita, adattamento, resistenza, interconnessione. E così anche queste opere d'arte esposte riflettono la visione dell'acqua e la verità dei loro autori. Ritengo che tutti i lavori che sono stati presentati e selezionati siano stati veramente di alta qualità e valore. È stato un lavoro molto difficile e laborioso selezionare tra tutti questi lavori quelli che potete vedere qui. La stessa tematica dell'acqua e di questo progetto è stato il mio obiettivo, invitare gli artisti a mostrare e esprimere la propria visione e riflessione sull'acqua, e ritengo che ciò è stato realizzato con successo. Alcuni l'hanno fatto attraverso la pittura, la scultura, le installazioni, la fotografia, eccetera. Penso che abbiano un contenuto molto ricco e diversificato, con una sorta di unità nella diversità dell'esprimere il concetto stesso dell'acqua. L'esposizione presso la Galleria dell'Associazione degli Artisti Croati dell'Istria, situata nella via Zagrebačka Pola, sarà aperta fino al 3 maggio, nei giorni lavorativi dalle 9 alle 15. Occuparsi degli spazi vuoti anziché di quelli riempiti dalle costruzioni. Il vuoto, meglio lo spazio da non riempire, è entrato da poco tempo nelle abitudini degli architetti. Verteva su questo principio la lezione momianese dell'architetto teorico pubblicista e docente, il professor Krešimir Rogina, in qualità di gradito ospite della Casa dei Castelli che egli stesso ha firmato. Che cos'è l'architettura? Che cos'è, o meglio, chi è l'architetto? Sono alcune delle domande che l'illustre professor Rogina ha posto al pubblico momianese. Oltre a legittime domande sull'odierna concezione dell'architettura, pure un vademecum letterario su quelle che sono state definite alcune delle soluzioni per non incorrere, ad esempio, in questo. La lezione alla quale abbiamo assistito presso la Casa Momianese dei Castelli è stata un preludio, o meglio un benvenuto alla ragione in campo architettonico. Una ragione promossa da validi uomini del settore, come appunto il professor Krešimir Rogina, esperto del settore, pubblicista, ricercatore e forse un po' istriano d'adozione, vista la mole dei suoi progetti portati a compimento nella nostra regione, compresa la superlativa sede architettonica dei Castelli Istriani, voluta dalla regione proprio in quel di Momiano, dimora, come ben sappiamo, di uno dei castelli più rappresentativi della penisola. A Momiano si è parlato dunque di spazio e spazialità. Una bellissima conferenza, abbiamo capito cosa vuol dire lo spazio, la spazialità, come l'architettura è utile a noi e come dobbiamo saperla anche interpretare e usare. Abbiamo parlato soprattutto di spazi vuoti dell'interno e ci ha anche parlato ovviamente della Casa dei Castelli, perché il professor Rogina ha progettato l'interno della casa e alla fine c'è stato anche un bel dibattito.
Le pillole, se possiamo chiamarle così, del professore sono innanzitutto consigli importanti, proposte da seguire, metodi interpretativi della realtà edile e circostanziale che oggi non sono troppo seguiti, in special modo dalle nostre parti, dove le lobby edilizie fanno da decenni il loro corso, o meglio il corso parallelo di quella che conosciamo come la logica del profitto, dimenticando che i nostri antenati costruivano dimore molto più rappresentative e consone con l'ambiente che le ospita ancora oggi, e non solo i nostri antenati, ma anche i nostri nonni e padri. Inoltre, c'è di più. I nostri nonni, ad esempio, costruivano le case in pietra e non avevano assolutamente bisogno dell'aria condizionata. Di soluzioni ce ne sono tante. Noi oggi invece costruiamo palazzoni, li vendiamo a 8.000 euro al metro quadro e chi li compra guarda il piatto del vicino o guarda direttamente in un muro di cemento. Sul fatto del muro di cemento e della vista direttamente nel piatto del vicino di casa, il professor Roghina si è espresso in modo del tutto originale. Il professore ha definito questo fenomeno non solo come un'usurpazione dello spazio a disposizione addirittura del 120%, ma anche come la vendita a caro prezzo di immobili che di fatto hanno un increscioso, lo ha definito il professore, un increscioso sbaglio di fabbrica, un voluto errore di produzione, complice il profitto. La spaziosità è indubbiamente presente, ma solo nelle zone più rurali della regione. Per quanto concerne invece l'obbrobrio edilizio in atto da tempo a mero fine di lucro, nonché speculativo, questi non è del tutto svincolato dai panorami dell'interno della regione, dove però la qualità della vita dell'uomo assomiglia, per fortuna, ancora molto a quella delle generazioni che ci hanno preceduto. Tra il pubblico della serata l'ingegnere edilio maghese Goran Galovic, a capo dei Verdi in seno al consiglio comunale della sua città, il quale alla nostra domanda su cosa abbiamo imparato durante la lezione del professor Roghina ci ha detto che il motivo di base è stato il presentare l'architettura di oggi come una sorta di digitalizzazione dello spazio, dove per spazio intendiamo l'ambiente. Da uno studioso così poco convenzionale come il professor Roghina c'era indubbiamente da aspettarselo. Come c'era da aspettarsi il detto secondo il quale tutte le cose migliori sono gratis o forse, aggiungeremo noi, le soluzioni più semplici sono anche le migliori. Forse dei principi chimera in un'epoca che sta dimenticando i veri valori dell'ambiente attiguo e delle sue incontrastate bellezze in tutte le stagioni. Laddove la terra e il sole si baciano, laddove l'opera dell'uomo sembra quasi toccare le nuvole. Ed è tutto dal TG, grazie per l'attenzione e buona serata.